Ehi, ben trovati da Andronic 91 e bentornati sulle terre innevate della corona. Quest'oggi andrò a cercare i tre uccelli leggendari, che suona malissimo detta così, ma è quello che dovrò fare. In poche parole, come funziona? Si dovrebbe arrivare all'albero sacro che si trova alla fine della vallata. Non ho idea del nome vero e proprio. Comunque, wow, già siamo nelle terre selvagge. Dunque, per di qua... Sì, si va di qua. Eccolo là, già lo vedete in lontananza. Ma non è illuminato, perché è notte forse. E di giorno assorbe i raggi solari del... come Superman. Si stava per dire raggi solari del sole. Ridondanza, ma non importa. Ma cosa fa? Assorbe i raggi del sole e si illumina d'immenso. Quindi dovrei andare per di qua, credo. E seguire la strada del fiume. In teoria alcuni posti sono un po' angusti da raggiungere e l'albero non dovrebbe fare eccezione. Nel caso vedo che fa eccezione e troverò un'altra strada. Come l'ho trovata per Campo Trivio, la trovo anche per l'albero. Ci sono un sacco di oggettini qui nelle terre innevate. Stavo per chiamarla landa. I Magikarp che saltano, ad esempio. Tantissimi punti per Tane. Per fare riva del lago Ball, del palle. Tantissimi punti per fare un po' di ride in compagnia o anche da solo. Whimsicott e Shuckle! Tatino! Bellissimo Shuckle, anche Whimsicott. Un po' di meno, ma ci sta. Dunque, l'alberozzo non si trova qui, mi sa, vero? Ah no, eccolo! Ci sono arrivato così veloce? Ah! Veloce e feroce, soprattutto. Ragazzi, i posti... Ma questo fluttua? Ah, mi sembra che fluttuasse. Comunque, leggiamo... Ah, Pokémon Caverna. Non ci ho fatto caso che era lì. Io volevo leggere il piedistallo. Vuoi leggere? Sì, certo. 18 agosto. Le cure degli antichi sortirono il loro effetto e il Pokémon ferito trovò via via sollievo. La mano aperta sembrava incutergli timore e tutti al villaggio stringevano i pugni in sua presenza. Se voi stringete i pugni... Ritrovato il vigore, il Pokémon, forse per ringraziare i propri soccorritori, irradiò una fulgida luce azzurra che donò fertilità alla terra e prosperità alle messi. Le messi, non il calciatore, perché sarebbe Messi. Ragazzi, sto posto è tremendamente bello. Ci sono alcune cose che Game Freak doveva curare, ma... hanno fatto un lavoro egregio per essere... un DLC fatto, insomma, in tempi piuttosto particolari, Voglio dire, sono stati piuttosto veloci. Comunque, tipo... Beh, non hanno avuto un anno, Però penso che ci fossero due team a lavorarci, quindi diciamo di sì, dai. Ad ogni modo, avrò modo di parlarne poi quando farò l'esamina del DLC... Ma non sarà un vero e proprio esame, sarà più un parlarne, darvi le mie impressioni in maniera totalmente oggettiva. Bellissima la scena col cliché del telefono che suona e fa scappare i leggendari. Bellissima. Realizzata davvero bene. Sì, va bene, ho capito, rispondi. A me dà fastidio il telefono che suona a vuoto. Ce l'ho a morte. Pronto, mi senti? Sono io, Peony. Vorrei chiederti una cosa. Un momento! In TV hanno comunicato una notizia bomba.
Sembra che nella regione siano comparsi degli strani Pokémon alati. Così subito? Nelle terre selvagge ne è stato avvistato uno tutto spigoli. Un altro avvolto dalle fiamme è stato visto sull'isola dell'armatura. E a quanto pare uno dal portamento alquanto elegante vola in giro per l'Anda Corona. Vuoi vedere che sono proprio quei Pokémon alati su cui avevo preso appunti? In tal caso, potremmo chiamare questa spedizione... L'albero dei Pokémon alati leggendari! Che poi ci stavo pensando proprio questa mattina, cioè 10 minuti fa. I Pokémon leggendari sono nati da Arceus, li ha creati lui. E non si sono evoluti dall'ibrido umano Pokémon. C'è una teoria da anni che va avanti nel mondo Pokémon che gli umani e i Pokémon si sono scissi da una creatura uguale. Tipo, le scimmie sono rimaste scimmie e alcune sono diventate gli uomini. Ok, questa è tipo la teoria, però alcuni Pokémon, alcuni uomini. E però, però le bestie leggendarie sono nate da Arceus perché sono immortali. Non giungono a fine vita se non li uccidi. Comunque andiamo avanti. Ah, con tutte queste distrazioni ho stradimenticato perché ti avevo chiamato. Ah, non farci caso, passo. Perché devi rompere le palle. Devi rompere il palle, ecco perché chiami. Ah. Allora ragazzi, come avete letto, uno è verso le terre selvagge, un altro l'isola dell'armatura e un altro verso la Landa Corona. Per terre selvagge intende queste terre selvagge. O le terre selvagge... terre selvagge. È un albero gigantesco, vuoi scuoterlo? Attenzione, eh! Come lo scuoti? Con quale forza? Scuotilo ancora. Forse devo venire... Però si avvicina all'immagine ogni volta che premo scuotilo ancora. O devo diventare più... O devo finire il gioco... Nel senso, finire il gioco o catturare 3 uccelli leggendari. Oh, scuotilo ancora, scuotilo ancora. Cascano dei frutti. Ti trascina in una tana di Pokémon. What? Cos? Ma tutto sto macello per un Grident? Ma dai! Ah, però poi alla fine raccogliamo 30 bacca arancia, 10 bacca cedro, una bacca lanza, 20 bacca modoro, 15 bacca melon, 5 bacca rosmel, una baccambola. Quindi alla fine se sconfiggi Puchiman ti danno le bacche. Allora, signori miei, dove voliamo ora? Uno si trova qua sopra più o meno, da ste parti qua, ne sono sicuro perché sì, tempio corona. Voglio dire, dov'è che vola un Pokémon di tipo ghiaccio, se non qui? Da quello che so, Articuno dovrebbe svolazzare qua intorno. Vediamo un po' se lo vediamo. Non lo vedo. Oh, eccolo! È là, è là! È là, è arrivato! Allora, ragazzi, c'è un piccolo problema con questo Pokémon. Quando noi arriviamo lì, lui cosa fa? Fa un po' di imbrogli, no? Allora, eccoci qua. Dai avanti, fai il tuo giochetto. Ok, quel... Sì. Mi sa che bisogna andare totalmente a caso. E infatti non era. E vola via. Allora, a quanto pare, salvare lo fa respawnare lì. Ho salvato, quindi è ancora lì, per fortuna. Vorrei provare a prenderlo, ragazzi, ma è impossibile capire qual è. In teoria no, dice uno vai al centro, vai. E invece non era. No, proprio. Ah, l'ho beccato! È quello giusto, era! Dopo un'ora davvero, 56 minuti. Wow. Che livello è? 70. Non so di che tipo sia, quindi vado con uno psichico per sondare... lui anche lui è psichico, allora sì, mi ricordavo bene.
Va bene, pochi danni allora gli facciamo. Anche se Calyrex... Calyrex è forte! La neve infligge danno ad Articuno. Bravi. Perché farlo ghiaccio psico faceva schifo, no? In fondo ha anche le ali, gli dai levitazione. Che ne so io, ragazzi, non sono un game designer. No, un altro attacco no, perché gli faccio troppo male. Scuroball, che sarebbe notte, andrebbe bene. Nel gioco è notte, ma in realtà sono le... 10 ora? Sì, sono quasi le 10, sono le 10, sì. Nella vita vera. Tifone, ma tu sei pazzo. Dai, su. Neanche un tic. Non gli faccio altri danni perché c'è la grandine. E ho paura a fargli troppi danni. Ah, ci ho creduto, ci ho creduto. Ci ho creduto. Perché poi lui è stato un problemino trovarlo. Ci ho messo un sacco di tempo perché non usciva. Oh. Sguardo gelido mi congela. No, fa danno. Potrebbe congelare forse perché è tipo ghiaccio. Oh madonna. Se non lo prendo alla prossima, ciao ciao. Aspetta, ora lui andrebbe KO. Ma vola via? Oppure è scomparso per sempre dalla vita? È volato via, te lo scordi. Tre volte di fila, mi sta andando proprio a culo. Preso! E vai così, ragazzi. Vai così. Yes! Bene. Topperoni. Wow. Bello, Tato. È conosciuto con il nome di Articuno. O Articuno, Emette un raggio che limita i movimenti del bersaglio come se lo congelasse. Psicovolante proprio. È un bel tipo psicovolante, è un bel doppio tipo. Ma Articuno? Mettiamo le squadre, va, proprio perché l'ho voluto. Ah, ok, ecco gli appunti. Hai annotato i progressi. Nella landa corona ha catturato Articuno. Tutto qui. È Pioni che mi chiama. Ah, hai catturato Articuno, bravo. I miei complimenti. Gahahaha. E se ne va. Ora, ragazzi, questo episodio lo termino qui perché è oltre un'ora che sto andando avanti cercando di catturare Articuno. E wow. Quindi nel prossimo cattureremo sicuramente Ciccio Pasticcio, che se ne corre qua per le terre. Lui sì, lui corre qua. Corre qua in mezzo alle terre selvagge. Non... Zapdos di Galar corre perché ha le zambotte belle cicciotte, ha le zampe da tacchino. Ui. Guardalo come corre. Ad ogni modo, ragazzi, e ora si ferma. Comunque sia, lo vedremo nel prossimo episodio. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye. Tacchinaccio, ora ti prendo.